Io sono uno che cerca molto nella televisione, mi piace esplorare. Sono un uomo assai poco tecnologico e perciò con la televisione non ci sapevo fare, ma ho due figli molto bravi e a uno di questi ho detto comprami un televisore molto grande. E allora io con questo televisore molto grande mi sono divertito soprattutto d'estate, anche un periodo di convalescenza, e andavo a fare lo zapping a vedere un po' di tutto. E devo dire che una cosa che mi ha impressionato, che mi è piaciuta, è stata proprio la produzione di Odeon. Io in Odeon ho trovato la mia favola, la fantasia, la gioia, i vecchi film, tutto questo. L'ho incontrata, credo, con Gilda. Una sera proprio stavo aprendo e stavo vedendo, appunto, stavo facendo zapping e sento dire, ecco, è Ballin, torna Ballin. E cioè, sono queste scene del marito che torna, di che viene ucciso, Gilda che ama Glenn Ford, il amato mio. Questo mi è piaciuto enormemente. E allora ho scoperto che ogni sera c'era questo giallo, il giallo e nero. Si vedeva questa ragazza con, a un certo momento c'era un senso di terrore, un senso di paura, e io ho visto tutto, ho visto il chiamate Nord 777, ho visto Doppio Gioco, ho visto le cose, la finestra sul cortile, ho visto le cose più interessanti, film di il mistero del falco, e io ho sognato e mi sono trovato bene e ho trovato in Odeon il recupero della mia giovinezza e del mio amore del cinema. Mi viene un...